Gentili telespettatori, bentrovati da Andrea Di Pre. Questo è l'Andrea Di Pre per lei. Siamo a Roma, siamo all'interno della cornice sibaritica del ristorante La Nuova Margherita. La Nuova Margherita, via dei Monti Tiburtini 511, dove si mangia dell'ottima carne e dell'ottimo pesce. Ma a proposito di prelibatezze, a proposito di gustosità papillari, signore e signori, ladies and gentlemen, vi propongo oggi una bellezza sconfinata destinata a vincere la schiavitù del tempo. Attenzione, bellezza ontologica ma anche bellezza storica, perché nell'anno 1988 nel 1988 Nadia Bengala è stata Miss Italia. Nadia, ciao carissimo, ciao. Un piacere sovrano essere qui con te. Grazie. Una cosa da dire riguardo quell'anno: è stato il primo anno in cui veniva eletta la Miss Italia dal popolo, votava il popolo da casa, quindi il primo anno della diretta televisiva con la votazione pubblica. Allora, io vi dico solo una cosa, io non lo so, è da un po' che non seguo il concorso, però secondo me la Miss Italia ha più importanza del Presidente della Repubblica. Questo non lo so. Sicuramente ci sono stati alcuni presidenti che non ci sono piaciuti granché. Poi sai com'è, dipende, perché ma la sì, politica. Ma non contano. No, perché la politica oggi come oggi, devo dire. Ma non contano che, più nulla. Ma che non contano, veramente. Allora, no, ascolta, Nadia, conta solo chi ha il cash. Dopo ti dirò, io ho creato il dipreismo, che è una religione dove il denaro è fondamentale. Però voglio dire una cosa: in quell'anno, nell'88, il pubblico ha ben scelto, perché questa ragazza è di una bellezza sconfinata. Regia, stai facendo il video, bravo, guarda che meraviglia. Devo dirti che io... Nadia, te l'ho detto, non c'è finzione qua. No, sei di una bellezza infinita. Io vorrei un ventaglio, fa un caldo, ragazzi. È 40 gradi qui a Roma. Sì, veramente, 40 gradi all'ombra, ragazzi, all'ombra. Comunque il posto è molto bello, quindi insomma, nonostante questi 40 gradi all'ombra, meno male che abbiamo questo verde intorno a noi. Comunque dicevo appunto che oggi come oggi, se dovessi dire, visto che mi hai accennato al Presidente della Repubblica, dico che non sono soddisfatta, fare in culo. Non sono soddisfatta della politica. Ma mandiamolo a fare in culo! Ascolta Nadia, ascolta bene. Ah, ma sei così provocativo tu di solito. Ascolta. Io non lo so, si sente bene. Ascolta, mandiamolo a fare in culo. Il libreismo non riconosce lo Stato italiano. Ma questo è un discorso mio, non voglio parlare di politica oggi con Bravo, te. Ma anch'io posso dire che lo Stato italiano che cazzo ormai... Che me ne frega, ma stiamo scherzando. Ma ormai di è noi, una mummia. Cioè ormai, scusami, noi italiani, ma noi ci riconosciamo in questo Stato? Assolutamente no, perché sono tutti ladri, disonesti, pluripagati, cioè... E non si tolgono neanche no, un centesimo, ma almeno... però tolgono tutto ancora a noi, no, ma io dico, popolo. E ma io dico, no, ma ben vengano i politici ladri, che tanto alla fine, almeno se sono furbi, guadagnano. Però ma voglio no, dire questo... non va bene, perché va bene, tu devi guadagnare facendo, creando un business, creando altro lavoro, creando veramente degli affari, Nadia, ma non rubando, Nadia, perché con loro guadagnano Nadia, e prendono allora, soltanto attraverso quello che ci Italia. Rubano. Nadia Bengala, tu sei una Miss Italia. Tu sei una Miss Italia. Quindi devo cioè, stare zitta. Sai quante ragazze e ragazzine ambiscono ad arrivare al tuo titolo? Cioè, ma ti rendi conto che tu hai. Cioè, la vita è brevissima, certo, va bene? Per me la ricchezza. Ma tu vuoi dei miliardi? Ma, cioè, ma un magnate straniero ti può dare i miliardi, non c'è problema. Qua, cioè, io voglio dire questo. Ma io i miei principi. Allora, quanti politici ho intervistato? Nessuno. Sono qui per te, perché sei un'opera d'arte mobile, perché sei stupenda. Beh, bella, questa opera d'arte mobile non me l'aveva mai detto nessuno, questa è bella. Perché ti sposti, giustamente. Allora, sarebbero infiniti riferimenti artistici, ma quanto ha rotto i coglioni anche la storia dell'arte, lo sapete ormai, chi cazzo se ne frega. Eh sì. Allora, l'arte, gentili telespettatori, è in questa epidermide stupenda. L'arte è questa, non è il quadro, è così, non è la poesia del cazzo, è la sua bellezza. Nadia Bengala, sei fantastica, però ti voglio chiedere, che cosa vuoi dire
a tutti i tuoi ammiratori di tutti i tipi, giovani, adulti, tutti quelli che ti adorano. Cosa vuoi dire ai tuoi adoratori? Allora, che immagina cosa staranno facendo? Beh, anzi, dimmi cosa vuoi dire ai tuoi adoratori. Ma io, diciamo, sono una persona che ama gli altri, ama il prossimo, ama la gente, e quindi sono sempre molto grata ad un ammiratore, ammiratrice. E quindi cosa posso dire? Posso dire che mi piacerebbe piacere anche, e devo dire che ho anche riferimenti, e ho notato questa cosa, che magari sono anche amata perché sentono che sono una bella persona, un'anima pulita. No, questo è vero, questo è vero. E questa è una cosa importante, perché oggi come oggi, cioè, sai, oltre alla bellezza c'è anche una persona. Sono anche persone che magari sono stralavorano, hanno potere, io parlo anche del mio ambiente, e poi non sono assolutamente delle belle persone. Allora io dico, io non sono così famosa perché sono una persona semplice, in fondo vivo, mi accontento, nel senso che non accetto compromessi, e sono una semplice nel mio vivere, una naif. Però mi piace poi che qualcuno si accorge di questa cosa, e magari sei amata anche per questo, è una cosa importante. Le soddisfazioni, diciamo, personali diventano più queste, non ci, ci sono meno quelle materiali, e pazienza. Però allora, dopo i consigli per gli acquisti, Nadia ci regalerà una visione, vi regalerà alcune soddisfazioni. Quali consigli per gli acquisti? Adesso passeranno delle pubblicità. Ah, non so niente, io sì, la nuova Margherita. Mi sono fidata di Andrea Di Pre, che è stato qui, che ha detto ti faccio un'intervista, e io, siccome, diciamo, l'ho presa, ha detto ma sì, perché no, facciamo un'intervista. Nadia, ascoltami, sei una delle rare bellezze italiane. Ok, grazie. Capito? No, ce ne sono tante, dai. E allora seguiteci, fra poco nuove sorprese. Avete visto però che bellezza, ma anche che piglio deciso e risoluto. A fra poco. Eccoci di nuovo in onda qui dal giardino sibaritico della Margherita. Nadia, ti voglio chiedere, ma secondo te i tuoi adoratori... Adoratori, che parolone, dai! Gli amici, i fans, gli estimatori, mettila come vuoi, ma quel termine lì era un po' troppo, dai. Che cosa stanno facendo in questo momento, secondo te? Non lo so, io penso che, essendo d'estate, magari qualcuno sta al mare, starà facendo un bel bagno. Non so, se qualcuno sta con l'aria condizionata, magari starà facendo l'amore, si starà rilassando. Brava, brava, questo dipende, è importante. Dipende, dipende. Noi siamo qua, all'aperto. Comunque, insomma, tu immagina che saranno eccitati nel vederti. Questo è normale. Ma so. È normale, ma la bellezza. Di solito è bella l'eccitazione di quando tu sei con una persona e gli parli molto. L'eccitazione deve essere mentale, non soltanto fisica. No, esatto. Quella è bellissima. Ma tu hai questo dono, perché riesci a suscitare un'emozione fisica ma anche mentale. Gentili amici, Andrea Di Pre vi vuole regalare un'altra seduzione. Ora, Nadia, ci alziamo un attimo in piedi. Alziamoci in piedi, va bene. E guardate. Io non ho parole, oh. Dai. Va bene. Ma Dio mio, ma è stupenda, guardate. Nadia Bengala. Ciao amici. Ciao. Miss Italia 1988, ma per quanto mi riguarda potrebbe essere anche Miss Italia 2016. Grazie. Nadia, grazie ancora. Spero di averti anche in altre occasioni qui al Di Pre per lei. Sei un incanto scenico. Grazie. E felicissimo di averti conosciuto, intervistato, come la vuoi mettere? Beh, abbiamo detto molto poco, però magari ci rifaremo, va bene? Scriveteci se volete altre domande, però, cioè, con Di Pre non sbagliate mai, seguite sempre, perché avete le cose più belle, più vere. Quelle che vi riempiono la vita. Grazie, Nadia Bengala, Andrea Di Pre. Un saluto catafratto a tutti. Ciao. Ciao.